Vai. Per riconoscerlo. Sì, questa. È quella che sta. È questa? Sì. Okay. Allora, cari amici, noi come avevamo promesso, si sta facendo sera. Ascolta, si fa sera, diceva un poeta. E io vedo qui un cielo meraviglioso, dove alcune nubi, in parte chiare e in parte nere, sono illuminate dalla luce del sole calante, che danno un quadro di questo cielo che è veramente una meraviglia. Noi stiamo all'interno del Parco Volusia, che è un parco che sta all'interno del Parco di Veio. Detto questo, vi voglio leggere alcuni pezzi di opere di un grande pensatore, il quale all'epoca, parlo negli anni 20 del Novecento, aveva già intravisto la situazione italiana che oggi si è venuta maturando. Allora, qui ho due libri, uno, tutti e due di Gramsci, uno intitolato Il Risorgimento e l'altro intitolato Il Vaticano e l'Italia. Incominciamo a leggere questo sul Risorgimento. Praticamente non è che dobbiamo leggerci tutti i libri, ma queste cosette qui sono importanti per riuscire a capire il quadro generale nel quale ci troviamo. Si può affermare che le elezioni del 1919 ebbero per il popolo un carattere di costituente. Questo carattere lo ebbero anche le elezioni del 1913, come può ricordare chiunque abbia assistito alle elezioni nei centri regionali dove maggiore era stata la trasformazione del corpo elettorale e come fu dimostrato dall'alta percentuale di partecipazione al voto. Era diffusa la convinzione mistica che tutto sarebbe cambiato dopo il voto, di una vera e propria palingenesi sociale, così almeno in Sardegna, sebbene non l'abbiano avuta per nessun partito del tempo. In questa contraddizione e distacco tra il popolo e i partiti è consistito il dramma storico del 1919. Ricordatevi bene quello che leggiamo qui, il distacco tra i popoli, il popolo e i partiti. Oggi viviamo nella stessa situazione, ricordiamoci. Che fu capito immediatamente, non solo viviamo nella stessa situazione, perché c'è stato un trucco fondamentale che molti italiani hanno percepito, cioè il trucco fondamentale costituito dai 5 Stelle, che obiettivamente era costituito da specchietti per allodole o specchi per allocchi, che è la stessa cosa. Cos'è successo? E qui lo dobbiamo chiarire bene. Il popolo italiano che aveva accettato, anzi con un senso di sollievo, la disposizione restrittiva da parte del Ministero della Sanità di smettere di fumare nei luoghi chiusi, ha però reagito in maniera virulenta di fronte al decreto Lorenzin. Si tratta di due cose differenti che però segnano il significato di due atteggiamenti popolari. Comunque la si voglia dire, il successo dei 5 Stelle è stato determinato dal voto di coloro che rifiutavano il decreto Lorenzin perché ritenevano a torto che il decreto